Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. Mercoledì 1 maggio a Guarenna di Casoli, in provincia di Chieti, si è disputata l'edizione numero 20 del Memorial Padre Giuseppe, manifestazione riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno, valevole quale campionato regionale. Organizzazione e associazione ciclistica Guarenna del presidente Giovanni Di Florio. Prima del via, deposto un mazzo di fiori al ricordo di Padre Giuseppe. Alle ore 14.30 il via ufficiale. Sul percorso 41 atleti. '75 gli atleti al via tra esordienti e donne allieve provenienti da Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Marche. Percorso tradizionale ad anello di 2 km attorno la contrada casolana di Guarenna, con un mix equilibrato tra pianura, salita e discesa. Dieci tornate per le matricole di primo anno, 20 km, condizioni meteo buone. Ai microfoni di Ultimo Chilometro Giovanni Di Florio, presidente del team organizzatore Guarenna. I giovani sembra una cosa importante. Peccato che si trovano pochi ragazzi adesso che vogliono cominciare questa attività sportiva del ciclismo. Purtroppo continuiamo ad andare avanti e siamo arrivati alla 20ª edizione che stiamo, speriamo di continuare ancora. Speriamo di continuare ancora, e mi riallaccio a quel trofeo San Francesco che lo scorso anno, per motivi che non stiamo ora a citare, non è stata fatta a causa motivi burocratici, però la passione spinge anche fra qualche mese a riproporre questa gara, burocrazia permettendo. È fatto della burocrazia, che stiamo già al punto di partenza dell'anno scorso, non è stato nessun miglioramento e penso che non ci sarà. Staremo a vedere, però l'importante è portare avanti il nome dell'associazione ciclistica Diletta Antisieco Guarenna in giro per l'Abruzzo e per il centro Italia. Questo sì, siamo in giro tutte le domeniche, pochi ragazzi, ma usciamo tutte le domeniche, possiamo dire, sia con i esordienti sia con quei pochi di allievi che c'ho. Le telecamere di Ultimo Chilometro sono a Guarenna di Casoli, in provincia di Chieti. 20ª edizione Memorial Padre Giuseppe, gara riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno, campionato regionale. Organizzazione Team Guarenna. Gara sostanzialmente tranquilla, soltanto alcuni timidi tentativi di fuga promossi da Ivan Tosselli, Mary Sweet Angel e Federico Morresi del Team Rinascita. La contesa finale si è risolta con una lunga volata che ha visto prevalere Alessandro Palleschi, ciclistica Isola Liri. Seconda posizione Fabrizio Laino, ciclo team Valnoce. Terzo posto Valerio Giacobetti, pedale Rosso Blu Picenum. Quarto posto Federico Morresi, team Rinascita. Quinta posizione Alex Cecconi, suo compagno di squadra. Nicolo Pizzi, pedale Teate, sesta posizione per lui e campionato regionale. A Francavilla il 14 aprile scorso, in volata ti sei aggiudicato il Memorial Padre Giuseppe degli studenti primo anno. Alessandro Palleschi, socialo della ciclistica Isola Liri Leone Team, le tue impressioni di questa prima vittoria della stagione che è finalmente arrivata? Allora, è stata una gara molto dura, ci sono stati parecchi scatti, tentativi di fuga, però comunque è stata una bella gara. Il percorso era abbastanza complesso, però è andata bene. Una dedica per questa vittoria? Alla mia famiglia e alla mia squadra che mi ha sempre supportato. Inizio di stagione molto bene con la squadra pedale Teate, e anche oggi è arrivato il successo al campionato regionale.
una corsa molto sostenuta più che in pianura che in salita, e diciamo che abbiamo tenuto un ritmo costante. Tu ti ritieni un velocista oppure in salita, in gare come queste, te la cavi? Diciamo un passistone. La dedico ai miei familiari, alla squadra, al mister Mirko e diciamo un po' tutti quelli che mi stanno dietro, diciamo. Terminata la prima gara, sul percorso gli esordienti del secondo anno. Per loro 5 giri in più, 15 tornate, 31 sulla linea di partenza. Ritmo molto più sostenuto con la fuga da lontano promossa da Alessandro Curzi, team Rinascita, al quale hanno risposto prontamente e recuperato sul battistrada Giovanni Apuzzo, team Daniello, Angelo Dorazio del team Guarenna, Federico Ferranti, OP Bike e Piano Simone del team Pedale Teate. Nella volata tra i 5 fuggitivi ha avuto gioco facile Simone Piano, Pedale Teate, vittoria e campionato regionale. Secondo posto per Angelo Dorazio del team Guarenna. Terzo posto Curzi Alessandro del team Rinascita. Quarto posto Giovanni Apuzzo, Daniello Sacri World. Quinto posto Ferranti Federico, OP Bike. Festa doppia per il Pedale Teate, che ha portato a casa i 2 titoli regionali Federazione Ciclistica Italiana Abruzzo, con Pizzi, figlio dell'ex azzurro del paraciclismo Luca, tra gli esordienti di primo anno, e Piano Simone, tra quelli del secondo anno. Le cui maglie sono state consegnate dalla presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana Abruzzo, Mauro Marrone. Molto brava tra le ragazze Sara Albanesi, pedale Rosso Blupicenum, la cui ottima performance le ha permesso di rimanere con il gruppo dei maschi e disputare lo sprint finale. Non da meno è stato l'impegno delle altre rappresentanti della quota rosa, con Aurora Immacolata, team Marco Pantani, Chiara Radesca, sua compagna di squadra, Lara Lepri, Bellator Frusino, Cristina Cursi, pedale Rosso Blupicenum, Valentina Pecorelli, ciclo team Valnoce, e Francesca D'Amico, maestri mountain bike Martina. Alla settima gara arriva il primo trionfo stagionale di Simone Piano del Pedale Teate, un colpo doppio, perché oltre alla maglia ti rimetti la maglia di campione regionale che tu hai portato lo scorso anno tra gli esordienti primo anno, quindi una gran bella soddisfazione anche per il Pedale Teate, che ha vinto la maglia di primo anno con Nicolò Pizzi. Sì, è stata una gara molto combattuta, soprattutto con Angelo Dorazio. È stata molto combattuta perché tra chi tirava, non tirava, è uscita la fuga in 5, ce la giocavamo molto, perché sapevo anche un po' che ero, diciamo, quello poco più forte, che me la potevo cavare di più in volata, studiando anche gli altri, e si sono visti i risultati. Sì, infatti io non mi vedo, diciamo, come un passista scalatore, mi vedo come più un velocista. Infatti, diciamo, sprint finale è il modo in cui mi piace giocarmi di più la gara. Una dedica per questa vittoria? La dedico alla società, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi sono stati vicini. Sì, un evento importante, la CD Guarenna del resto è una delle principali società sia dal punto di vista organizzativo che di squadra, visto che fa attività esordienti e allievi di ottimo livello, infatti i suoi corridori si sono anche piazzati. Oggi era anche campionato regionale, quindi c'è stata una bella partecipazione, 2 belle gare combattute con 2 bei vincitori. Questo è importante, alla fine anche la giornata è stata bella, il percorso lo conosciamo, è impegnativo per gli esordienti, ma in questo periodo della stagione può già andare bene. Ancora una volta grande successo per il team organizzatore, l'associazione ciclistica Guarenna del presidente Giovanni Di Florio. 20ª edizione del Memorial Padre Giuseppe, gara riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno e valevole quale campionato regionale. Al termine della gara, premiazione per gli atleti più meritevoli. L'appuntamento certamente sarà per l'anno prossimo.
Music is life. We'll be right back.